Non si sa se fosse una sfida alla Cina. Certo è che a Expo gli italiani hanno sfornato il risotto dei record, oltre 2.000 porzioni, frutto del lavoro di 15 cuochi, attorno a 4 paioli di rame, il più grande di oltre 1,5 metri di diametro. Il risotto show, organizzato da Coldiretti Verona, è stato di scena al padiglione No Farmers, No Party. I piatti sono quelli tipici della zona all'isolana, originari di Isola della Scala del Veronese, realizzati con il vialone nano IGP e mantecati per oltre 3 ore. Le prime 1.000 porzioni sono state consumate in pochi minuti all'ora di pranzo da una folla festante e affamata. A rivelare qualche segreto della ricetta e a illustrare gli ingredienti è stato uno dei cuochi prima di mettersi ai fornelli. Cuciniamo un risotto tradizionale di Verona, di Isola della Scala. È un risotto all'isolana, è fatto con carne di maiale e vitello. La ricetta è molto, molto segreta, ma diamo qualche indicazione, dai, visto che siamo all'Expo. Dunque, useremo circa 200 litri di ottimo brodo, 100 kg di riso vialone nano di Verona, avremo 80 kg di carne di maiale e vitello cucinata precedentemente nel burro e tutto verrà unito, cucinato assieme per circa mezz'ora e poi verrà distribuito e credo che sporzioneremo circa 2.000 porzioni di risotto. Non è una gara, ma poco ci manca. Terminare l'Expo fregiandosi del titolo di padiglione più visto. A guidare la classifica è un terzetto di tutto rispetto. Gli Stati Uniti, che hanno sfondato il tetto dei 3 milioni di visitatori, e poi Oman e Qatar, che hanno superato quota 2 milioni. La Russia per ora insegue e dovrebbe entrare nel club ristretto delle superpotenze dell'Expo in questi giorni. Manca il padiglione Italia, nonostante ai suoi ingressi ci sia sempre una lunga fila di visitatori. E la spiegazione, secondo diversi addetti, starebbe proprio qui. L'Expo è enorme e alla fine la gente preferisce entrare dove vede meno coda, anche se quota 1 milione ormai è lì. E non si possono contare i turisti che vengono a godersi lo spettacolo dell'albero della vita proposto ogni giorno. Nel complesso, i padiglioni che hanno superato quota 1 milione di visitatori sono quasi una ventina. Tra questi, potenze come la Cina e paesi europei classici come Germania, Spagna e Regno Unito, ma anche dall'Oriente si registrano risultati lusinghieri da parte di paesi come Malesia, Thailandia e Angola. 15 anni fa non si parlava di olio, Certo. 15 anni fa l'olio, 20 anni fa lo conoscevano in pochi, no? Si usava al nord molto burro, oggi secondo me l'80%, 90% si usa olio e 10% il burro. Premessa? Il burro va usato dove la ricetta chiama il burro. Non è che io devo fare il figo, vado ad eliminare un burro perché so figo e uso l'olio. Secondo me questa è la cosa sbagliata. E mi ricordo che 15 anni fa, nel 99, quando ho messo la pasta secca nel menù di Villa Crespi, mi è stato detto, ma tu con la pasta secca mica puoi prendere stelle Michelin. Oggi è diventato il formato che costa di più. Cioè questa è pure riflessione. Cos'è l'Expo? Questo è. Dobbiamo dare dei messaggi giusti dei nostri prodotti e far capire che la gente, che la mozzarella che mangiano all'estero non è nostra. Il mondo hanno creato, ma che c'hai? C'abbiamo una pasta che ci invidia tutto il mondo. C'abbiamo un tartufo che ci invidia tutto il mondo. Gli agrumi che ci invidiano tutto il mondo. Dei crostacei che ci invidiano tutto il mondo. Cioè può essere che dobbiamo stare conciati così? Dobbiamo credere più nelle nostre forze del prodotto, non possiamo scendere a compromessi con multinazionali. Verso il Grab, il grande raccordo anulare per le bici di Roma. Una summer school tra Expo e Palermo sui fondi UE. Da nord a sud, più del 56% delle coste violate dal cemento. Un grande raccordo anulare delle bici per Roma. Un progetto partecipato, frutto di un lavoro collettivo nato dal basso, che ha coinvolto cittadini e associazioni e che incassa già il sostegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, e del sindaco Ignazio Marino. È un percorso di 44 chilometri che in gran parte, perché la quasi totalità è già realizzato, c'è solo una piccola parte, si parla solo di 2 chilometri. Dei 44, dove ci sono delle forti criticità perché si incontrano delle strade ad alto flusso veicolare. Con poche risorse e con poco tempo si possono affrontare questi problemi. Se insieme, oltre al nostro lavoro, c'è un supporto concreto da parte di Roma Capitale e anche del Ministero delle Infrastrutture, il Ministro Del Rio ha già dato la disponibilità a sostenere questo progetto, Roma, dalla città anche del grande raccordo anulare, può diventare anche la città
città del grande raccordo anulare delle biciclette. Il percorso individuato, grazie al lavoro durato mesi di un team di volontari che hanno perlustrato il territorio strada per strada, è tutto pianeggiante e si snoda principalmente lungo vie pedonali e ciclabili, parchi, aree verdi e argini fluviali. Ad oggi l'80% è già pronto e pedalabile in sicurezza. Un corridoio verde che collega la Pia Antica al Maxi, le street art del Quadraro e di Tor Pignattara a Colosseo, Circo Massimo, Caracalla e San Pietro, i parchi alle ville storiche. Una summer school sul tema i fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. L'iniziativa è del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 ed è articolata in 7 giornate che si terranno a settembre e ottobre tra Milano e Palermo. Su 3.902 km di coste da Ventimiglia a Trieste, oltre 2.194 km, ossia il 56,2% dei paesaggi costieri, sono stati trasformati dall'urbanizzazione. È il quadro che emerge da uno studio di Legambiente che ha preso in esame 13 regioni. Uccisi a colpi d'arma da fuoco, catturati con le reti o incollati ai rami. Sono 25 milioni gli uccelli selvatici uccisi illegalmente ogni anno nei paesi del Mediterraneo, con l'Italia ai primissimi posti della classifica. Lo afferma il report The Killing di BirdLife International.